Bene, siamo con Sofia Martini, siamo all'interno delle piscine dello stadio dove Sofia lavora e siamo qui perché Sofia ci ha regalato un bel risultato nel nuoto. E allora, campionati italiani assoluti, dici Categorie. che cosa ti è capitato, dai. Diciamo che non erano iniziati nel miglior modo questi campionati. L'ultimo giorno, questi 50 rana ci hanno regalato una bella soddisfazione, sia a me che all'allenatore e a tutta la società. Bella. Una bella medaglia, una medaglia di bronzo, Bronzo. però che Molto ripaga tanti pesante, sì. sacrifici. Com'è andata questa gara? Innanzitutto, vigilia di questa. Partiamo dall'inizio. Non era andata molto bene No, nelle due precedenti non ero gare, molto soddisfatta. Sentivo che potevo dare ancora qualcosa, che credo che sia anche meritato perché tanti sacrifici, tanti sforzi quest'anno. Quindi vigilia un po' sofferta. Poi arriva la mattina di questo 50 rana, che sento una gara molto mia. La mattina qualificazioni per la finale del pomeriggio, tutto bene, e il pomeriggio mi trovo a lottare per questa medaglia. Ecco, una finale, terzo posto, com'è andata la gara? Potevi fare meglio, hai dato te stessa, oppure magari si poteva Io fare credo qualcosa di più? che ho dato tutto quello che avevo, ho migliorato il tempo e sono molto soddisfatta. Diciamo che ci eravamo sentiti qualche settimana fa, no? Non No, eri così ottimista perché sull'andamento della stagione. è comunque una gara molto complicata. Aprile, lo scorso aprile avevo fatto questi campioni assoluti ed ero arrivata settima. Quindi lottare, trovarmi a lottare per la medaglia è stato bello e Senti, sei sempre stato in terza posizione oppure. ma guarda, il 50 è una Corto, gara talmente molto corto, sì, corta, certo. però credo sì. Più o meno la posizione era quella. C'è stato un momento della gara che ero anche in seconda posizione, credo. Poi però va bene Va così, bene dai. così, sì, Certo. sicuramente, medaglia di bronzo. Senti, per quanto riguarda invece le altre due gare, perché hai fatto anche 100 e Certo. 200 e 200 rana, però anche lì Ma sì. risultati buoni, no? Sì, certo, risultati buoni, però io ovviamente ambivo a A qualcosa di non più. magari la medaglia, però ho fatto 100 rana, il primo giorno sono arrivata settima, comunque un buon risultato. Il secondo giorno ho fatto questi 200 rana che non sono andati proprio benissimo, però undicesimo posto. Senti, quanti sacrifici stanno dietro questa medaglia di bronzo e dietro anche il settimo posto e insieme, insomma, e dietro ai campionati italiani estivi e senior, insomma, qualcosa sicuramente di Sì. importante, Bei sacrifici quest'anno, sì, ho rinunciato a molte cose, però ero partita determinata a settembre, che questo doveva essere un anno di svolta, con la Paola Spacca. Quindi ho preso delle decisioni, che ho messo davanti a tutto il nuoto, gli allenamenti, e sono stata ripagata. Sicuramente ringrazio il mio allenatore, Francesco Pazzanera, il presidente dell'Umbria Nuoto, e ringrazio anche tutta la struttura di piscine dello stadio che mi ha permesso di realizzare questa bella gara, e quindi il direttore Maurizio Frasconi e Barelli. tante cose perché tu lavori, ti alleni e lavori qui alle piscine dello Sì, stadio. io lavoro, mi alleno qua Che lavoro fai qui all'interno? io quest'estate sto facendo i campus con piscine dello stadio e d'inverno invece faccio sempre i corsi di nuoto. Senti, programmi per il futuro i tuoi i programmi di Sofia Martini. Allora, adesso mi prendo una piccola pausa per tutto agosto, poi a settembre si riparte. Senti, ma quello, e quindi voglio dire, sei motivatissima. Sì, No, prima, molto. settembre scorso, dicevi lavavo la spacca, Adesso no, adesso adesso va. va. Senti, hai detto, hai stabilito il nuovo tempo, tuo Sì. limite. Quant'è questo limite e quanto pensi tu possa essere capace di ritoccarlo? Di quanto Allora, si può ritoccare? diciamo che questo tempo che ho fatto in finale è un bel tempo già di per sé. Ho migliorato molto,
Però credo che lavorandoci sopra si può ancora migliorare molto. Senti, parlaci un attimino allora di questa esperienza romana, perché poi i campionati italiani assoluti sono svolti al Foro Sì. Italico e quindi lì credo che sia per ogni atleta, probabilmente hai il sogno di arrivare ad andare in vasca proprio in Certo. quella. La vasca è una vasca molto, molto bella. Ogni volta che entri là, è un'emozione. Io sono molti anni che ci faccio i campionati italiani e ogni anno provo un'emozione diversa, sempre più forte. Allora, in bocca al lupo, complimenti perché sei stata Grazie, bravissima, crepi il tanti lupo. sacrifici alle spalle e quel giorno ti intervistai insieme a, aiutami, Silvia a Latini. Silvia Latini, sarà stata, diciamo, orgogliosa, fiera Sì, anche certo. di questo tuo risultato, È eh? molto contenta, dai. Si Bene. rivede molto in questi risultati e è molto contenta per me. Grazie, in bocca al lupo davvero, Crepi, eh? Grazie. grazie.